passare al video sulla mia postazione make-up perché l'ho spostata dalla posizione di prima che era questa. La mia prima postazione make-up era posizionata su questo moviletto dove ora ho messo tutte delle questo fiore qua che mi è stato dato al mio 18esimo. Questa scatolina, sì, questa confezione che conteneva il frappuccino di Starbucks. Eccola qua. Appunto il mio nome, l'avevo preso a Praga quest'estate in gita, la mia scatolina di Tiffany, la mia scatolina dell'Ops, la mia scatola di Victoria's Secret, questo qua è il regalo, adesso non sta più in piedi il cosino, questo qua era il regalo del 18esimo, questo qua l'avevo preso un sacco, vabbè, e poi ho anche messo questa Yankee Candle qua, che è la First Side Treat, che sta finendo. È quella candela che vedete sempre dietro ai miei video. E appunto niente, sono passata da questa postazioncina qua a metterla appunto di là. Partiamo dal primo cassettino. Allora, il primo cassettino è semplicemente dedicato alla base. Adesso l'ho fatto uscire, comunque. E niente, è dedicato appunto alla base. Vi faccio vedere cosa tengo. È un video complicatissimo. Allora, tengo questo qua che è il fondotinta di Kiko, il numero 8 della linea Soft Focus Compact, che ho maciullato e ho utilizzato per esempio ieri sera, vedete? Sì, lo uso nelle stagioni calde. Poi ho il mio fondotinta di sempre, no, in realtà da novembre che lo sto utilizzando, e lo amo, ed è questo qui di Catrice. L'All Matte Plus, O Plus, lo 020 Nude Beige. Scusatemi se ho una mano che fa schifo, ma trema la mia mano. Ho questo fondotinta qua di Stila, che è lo Fair numero 1, ed è questo qua, lo Stila One Step, che non mi piace minimamente, non l'ho mai utilizzato, lo sto vendendo su Depop. Il mio roll-on di tutte le mattine. Contorno occhi, questo qua è di Garnier Pure Active. Poi abbiamo il mio correttore Catrice Camouflage 010 Ivory. Abbiamo il solito Maybelline Instant Anti-Aging con cell'età. Poi abbiamo questo campioncino di Cipria Makeup Forever che mi è stata regalata da Sephora. Non da Sephora nella mia città, ma bensì a, se non sbaglio, a Cremona, quando sono andata a prendere una borsa di Michael Kors che ho regalato alla Gaia. Poi ho diciamo il formato più grande, però non è il più grande perché la Cipria originale ha tipo 8 grammi, questa qua ne ha 5, che avevo preso al Cosmoprof ed è la mia Cipria di tutti i giorni. Poi ho il mio blush di tutti i giorni, che anche qua sta andando. Ed è il 20 Baby Doll della linea di Essence. Se mettesse a fuoco mi farebbe un piacere grandissimo. Eccolo qui. Abbiamo due blusca uno di H&M e l'altro di Rimmel. Abbiamo questa palette qui che ha, contiene un illuminante, lo utilizzo come illuminante. Questo fondotinta qua che a mia mamma non piace, della Fior di Magnolia che non uso mai. Questo qua di It Style che ha chiuso questo negozio qua da noi. E poi abbiamo questi qua della Artistry. Abbiamo questo correttore qua della Pure Skin vecchio come l'Arca di Noè. Che non uso mai perché diciamo la parte questa qua l'ho finita, la parte verde non la utilizzo proprio perché non le utilizzo le parti verdi, però lo tengo. E abbiamo da finire questa cipria di Astra, che anche questa era di mia mamma, tutto della mia mamma. No, vabbè. E quindi questo è il contenuto del primo cassettino. Secondo cassettino, cosa tengo? Ricordo molto un video che ho visto, ora si incastra sempre sto cassetto. Tengo tutte, diciamo, le scorte o dei prodotti che non posso buttare. Questo qui è un come si chiamano?
Quali polveri per il corpo? Tipo un illuminante per il corpo della Prestige. Su qua il Cherry Lemon 07 ed è buonissimo davvero. L'ho utilizzato solo una volta per l'ultimo dell'anno, quest'anno. Abbiamo questa spugnetta qua che fa schifo di coin, non ve la consiglio. Abbiamo i pennelli che tengo qua quando sono puliti, vedete? Questi qui. Le scorte, le confezioni dei prodotti finiti MAC. Vedete, correttori, mascara, pennellini, abbiamo delle ciglia finte che non uso mai. Questa qua era la confezione della Oman. Cipria di Makeup Forever, la HD. Al di Vabbè. sopra del cassettino tengo queste strisce qua che sono strisce depilatorie per le gambe, ma le utilizzo per il viso. E questa bustina di campioncini. Vedete, piena zeppa di campioncini. Queste qua sono due saponette che mi sono portata dall'albergo di Monaco. Da questa parte ho questa che contiene tutta una serie di pennellini. Vi faccio vedere. Forse vi faccio vedere. Sì. Quelli qui. Vari pennellini. Poi ho sopra questa bustina qua dove tengo tutti delle mollettine. Questo qua non c'è qua di capelli che mi ero fatta. Fucsia. Fiocchettini, vedete, tutti aggeggini per i capelli che non utilizzo più. E poi al di sopra abbiamo questa palette che è appunto la palette della plastichina. Eccezionale. E questo colore qua che sarebbe una base, color opaco, lo utilizzo sempre tutte le mattine insieme all'illuminante. Questi due colori qui li uso sempre sempre. Qua c'è un pennellino e qui c'è una matita marrone. E questa è appunto la palette. E come vedete ha uno specchio abbastanza grandicello. È molto carina. Ecco qua, magari mettici dentro anche la plastichina. E voilà! Riprendiamo. Nella cassettiera questa qui ho qui tutti i miei rossetti. Abbiamo questi qua della linea di Bourjois. Abbiamo un solo rossettino. Ho lip gloss di Essence che è lo Stay With Me. Il candy bar. Questo qua con rossettino L'Oreal. Abbiamo questo qua che uso spesso per i video, in realtà, solo per i video perché non mi ci vedo, ed è il 20 della linea di Kate. E basta, cioè più che altro io non compro rossetti perché ho trovato questo set qua di Bourjois che direi che mi basta e avanza. Scusatemi davvero per la mano, ma io non ce la faccio. Qua sotto cosa tengo? Allora, tengo tutti i campioncini di profumo. Questo qua è un travolo di Sephora che non vi sconsiglio. E questo qua fa schifo. Maledetta a me. Costa anche 7 euro, ma glielo tiro in faccia. Davvero mi ci sono trovata malissimo. Si è scollato tutto, mi ha fatto uscire tutto il mio profumo di La Vie Belle. Ammazzerei. Mi sono fissata tantissimo con questo profumo qua che è Black Opium. Opium, sì. Di Ivano Santo Lorenzo, come dice Alessia, del canale Passion Makeup 89, se non sbaglio. Eccolo qua, è buonissimo. E poi abbiamo questo campioncino del mascara Dior. Boh, abbiamo molti molti campioncini di profumo. Di fianco tengo questo qua che è il nuovo mascara Ciglia Sensazionali di Maybelline. Il mio eyeliner in gel, sempre di Maybelline, nero, classico. Questo mascara qua che è il mio mascara che sto usando adesso perché sta terminando, quindi ho questo. Ed è dai Love Extreme. Questo scovolino per i peletti. Sopracciglia o ciglia e questo mascara qua che tipo dovrebbe in teoria indurire le ciglia, cose di questo genere di cui non boh, ragazze, sono molto titubante.
Lì in fondo ho un coperchio, un temperino e dei pigmenti, non dei pigmenti, ma dei glitter. Ultimo cassettino, ho tutti i miei ombretti, abbiamo questi qua tipo Liquid Eye di H&M, abbiamo questo qua che si è disfatto di Kiko, abbiamo questa palettina qua di Essence, di cui ho amato tantissimo questo colore qua, come potete vedere. Sì, adesso è sporco perché c'è un ombretto che si è suicidato. Però questo ombretto qua c'ha una buca che è impressionante. Faccio vedere. Se metto il dito mette anche a fuoco. Vedete, ha una buca impressionante. Confronto agli altri che non sono quasi mai stati utilizzati. Poi siamo ben fuori fuoco. È caduto il pennellino. Vedete? Comunque mi piace un sacco, era una palette che c'era in edizione limitata. Ed è la 02 Long Beach. Qua c'è scritto. Qua. Se la trovate ancora. Poi abbiamo vari ombrettini di Kiko. Abbiamo questo qua che è di Deborah, abbiamo sotto un ombrettino finito, questo qua che è di Bourjois, di Vamp, ne avrei due in realtà, ma l'altro è là, vedete, Vamp. Abbiamo questo qua che l'ho finito di Sephora, questo qua che sto utilizzando tutti i giorni, sempre di Sephora, e che voglio terminare, proprio alla grande, ed è il... Vediamo se metto a fuoco. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo. Coffee Brand numero 18. È bellissimo. Però dopo tipo tutta una giornata, alla fine della giornata, ve lo ritrovate nelle pieghe. Anche perché questo qua è vecchissimo. Però è eccezionale, ve lo consiglio. Prossimo step è questo qua, che è un bicchiere. Era una candela oltretutto buonissima della Danti. Vi consiglio un sacco le candele della Danti perché profumano un sacco. E ho messo, posizionato tutte le mie matite, perché se no non le uso. Ho tantissime matite nere. Questa qua è, vabbè, azzurra. Questa qui è una matita nera mai utilizzata di Deborah. Abbiamo questa qua che è la Crayon Oriental di Maybelline. Abbiamo delle matite glitterate. Questa qua è di Madina, che sta quasi per finire. Miseriaccia. Ok, questa qui è una matita nera della Color Trend di Avon. Questa qua è un'altra matita nera di Maybelline. E tipo, questa qua mi è stata regalata. Questa qua l'ho trovata in un mascara. Questa qua era di mia mamma che non ne usa. Questa qua me l'ha regalata mia mamma, ma questa è quasi finita. E questa qua l'ha dimenticata a casa una mia amica, quindi ho tutte queste matite per un motivo. Questo qua è il cestinello che utilizzo per contenere i trucchi la mattina, perché adesso li ho posizionati nelle loro scatoline. Però di solito li lascio tutti qua. E questa qua è la spugnetta di Make Up Forever, che però sta andando via la scrittina. Poi ho la mia spazzola in legno, la mia pinzetta, il mio pennello da Blusk. Qui ho il fondotinta MAC, che è il Matchmaster, e qua ho tutti dei pennelli che dovrei lavare, ma non trovo mai la voglia. Questo qui è il cuoricino di Tiger, tirati a 2 euro. Questo qui è un portapennelli. Qui ho tutti i miei gioielli, e questa qua è la bustina della Omnia, che utilizzerò. Questi i biglietti da visita della mia estetista. Basta, questa qua è la mia postazione make up in questo periodo. Ah, lì ci sono tutti i miei orecchini, l'ho fatto con il coso di Elle dei 25 anni. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Io volevo farmi un aggiornamento. E niente, vi mando al prossimo video. Ciao pasticce!